Ecco cari amici, Rocca di Papa ci aspetta. Castello Belvedere, bellissimo, a Rocca di Papa, del 10 ottobre ed è un bellissimo castello, il 10 ottobre 2019, Gennaro Gelmini con Fabrizio Sanplicotti, youtuber Mauri, Mauri Urbez, tentiamo assolutamente la scalata, andiamo sopra. Cari amici, assolutamente, adesso andiamo al Belvedere del Monte Cavo, potrebbe essere la strada più antica della storia, vi faremo vedere, vi spiegheremo perché. Belvedere, si inizia. Belvedere che è un belvedere, niente. E si inizia. Gennaro. Cari amici. Eccoci. Che dire? Qua, che trio. Siamo nella più antica strada al mondo, la più antica strada al mondo. Com'è possibile? Quindi, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Urbez Mauri. Mauri Urbez. Nuovissimo Mauri Urbez. E Fabrizio Sanplicotti. Siamo qua a Rocca di Papa, ma non... Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto, allora, sopra c'è l'area militare, ma un tempo c'era il Tempio di Giove. E c'è questa strada lastricata, adesso ve la mostreremo bene. Questa congiungeva, addirittura c'è un'altra strada che congiunge Roma col Tempio di Giove. E questa strada invece congiungeva il Tempio di Giove dal mare, col mare. Quindi non passava per Roma. Cosa possiamo immaginare? Che questa strada, non vorrei dire follie, ma è così, potrebbe essere addirittura più antica della stessa città di Roma. Perché dico questo? Perché questa è la strada principale. La strada secondaria, perché non era lastricata come questa, la strada secondaria congiunge Roma col Tempio di Giove. La strada principale congiunge il mare col Tempio di Giove. Un'altra zona più a sud di Roma. Quindi questo cosa ci fa pensare? Che addirittura questa strada sia di origine più antica della stessa città di Roma. E oggi, al 10 di ottobre 2019, Gennaro Gelmini, Fabrizio Sanplicotti, e il grande youtuber Mauri Urbez, che naturalmente è quello che porta avanti il gruppo, ma siamo un grande gruppo, siamo tutti amici. Cari amici, mettete un like. Siamo un grande gruppo su YouTube, sui social. Tutto. E cosa facciamo vedere? Facciamo arte, assolutamente. Allora il like per cosa va? Soprattutto posti per antichi. Posti antichi, a volte anche abbandonati. In questo caso, una via antica. Se avete seguito il discorso, veramente incredibile, ma assolutamente vero, perché ci sono queste prove. Questa strada congiungeva il Tempio di Giove col mare e non con Roma. Una strada successiva, che poi si incrociano, congiunge, viene da Roma. Da Roma al Tempio di Giove. Addirittura questa strada viene dal mare. Quindi Mauri, prendi la videocamera, okay. Che facciamo vedere un po'. La bisogna. Facciamo vedere un po' in lungo e in largo questa strada. Quindi, Fabrizio, qui, questa qui è la strada lastricata antica, la strada abbastanza lastricata antica, incredibile. Guardate qui,
Io magari vado a fare... Allora sì, prendimi sì, le borse, Mauri. Notate, cari amici, è qualcosa che dobbiamo mostrare a chi ci segue, perché questa realmente potrebbe essere la strada più antica al mondo, perché addirittura, come abbiamo spiegato, congiungeva il mare con il Tempio di Giove, non passando da Roma, quindi evidentemente addirittura è più antica della città di Roma. È veramente una strada che potrebbe avere comunque millenni, ma si perde nei millenni. E guardate, cari amici, io devo mostrare com'è. Per formattare la scheda. È qualcosa di veramente divino. Divino, ma addirittura poi congiungeva col Tempio di Giove. Al Tempio di Giove, oggigiorno, è inutile salire, comunque è bellissimo salire, ma in questo caso scendiamo, perché il Tempio di Giove non c'è più da quando poi hanno anche costruito i militari, giustamente, una base militare, perché occorreva benissimo. C'erano delle basi del Tempio di Giove, quindi sopra area militare. E comunque la Via Lastricata, eccola qui, ed è assolutamente un qualcosa di unico, perché potrebbe essere assolutamente la strada più antica del mondo. E allora, cari amici, quindi un pensiero di questa strada. Stiamo camminando sulla storia antica e che è molto interessante, non sapevo neanche dell'esistenza di questa strada, onestamente. Sì, io l'ho scoperto su Google Map. Una via sacra antichissima. È una strada che si perde nei millenni. Ci passano gli antichi romani qui, una volta, i cavalli. Fantastico. Quindi, beh, magari... Prendiamo le borse, magari allora. E allora continuo io, sì, a fare un po', diciamo, come se fossi il Piero Angela della situazione. Io sono il cappellone della situazione. Oppure l'Alberto Angela, il figlio legittimo. Io sono il figlio illegittimo. E assolutamente, quindi... Noi potremmo dire, però in questo caso abbiamo le prove della strada incredibilmente antica, una strada che è dell'incredibile, una strada che è antica realmente e si perde nei millenni. Sapete, allora dovete sapere una cosa, mentre al giorno d'oggi c'è assoluto bisogno di dichiarare nei documenti. Mauri, allora percorriamo un po' così a retroso, sì. Se io non cado in qualche buco. Mentre oggi c'è sempre il bisogno di dichiarare tutto ciò che si fa, un tempo non era così. Quindi quando si decideva di fare una cosa, semplicemente la si faceva e basta. Non c'erano bisogno di documenti da presentare, atti da fare su come voler fare, per esempio, anche una strada. Quindi per questo si perdono queste costruzioni, in questo caso appunto la strada lastricata romana, e queste costruzioni si perdono nel tempo. Oggi potrebbero perdersi per vari casi, i documenti vanno persi, speriamo mai. Però un tempo queste... Si perde proprio l'anno di fondazione di questa strada, non è possibile comunque saperlo, perché ovviamente non c'erano documenti, ai tempi non si tenevano documenti. Uno potrebbe dire, ma ai tempi non c'era la carta, ma potevano almeno inciderlo sulla roccia, sulla pietra, mettere un qualcosa che facesse capire una qualche data. Naturalmente non poteva essere una data cristiana, perché il cristianesimo aveva 2000 anni, doveva essere una data pagana, però un qualcosa per far capire un anno di fondazione assolutamente non c'era. Tra l'altro, ai tempi del paganesimo,
bellissimi fiori, natura fantastica. Quindi niente, ho ripreso un attimo uno stacco sulla natura. Sono una natura fantastica, il parco dei castelli romani. Ai tempi non c'era neanche in realtà una datazione precisa. Abbiamo diverse situazioni di datazioni, ma non sempre si poteva dare quindi una datazione precisa di tempo. Dobbiamo anche vedere quello. Quindi comunque questa strada si perde nel tempo. Però sappiate, il suggerimento l'abbiamo dato, la prova se vogliamo l'abbiamo data, e potrebbe assolutamente essere la strada più antica al mondo, più antica al mondo, così di qua. E poi anche sulla salita, questa strada veramente lunga, la strada fantastica, eccezionale. Qui, come dice il buon Mauri, camminiamo nella storia, ma sapete, ma quanti millenni? Allora potrebbero essere 5.000 anni, ma io non vorrei esagerare, potrebbe essere più di 5.000 anni. Quindi però, Mauri, quindi Fabrizio, è antichissimo. Il pensiero veramente di... Pensa di portare su sti blocchi e fare sta strada. È bellissimo questo posto. Sapete perché? Sì, dei blocchi fantastici, blocchi grandi, enormi, delle cose troppo belle. Carretta, poi le mettevano. Ci passavano gli antichi romani, sì, con i carretti. Ma la cosa fantastica qual è, cari amici? In pratica, questa strada, com'è possibile che ha superato i millenni ed è arrivata fino ai giorni nostri? Semplicemente una cosa. Che quando preparavano queste strade, non è come il giorno d'oggi che mettevano l'asfalto, ok, preparano anche la massicciata, ma la massicciata come la preparavano una volta non è la massicciata dei giorni d'oggi. La massicciata dei giorni d'oggi può essere poco oppure anche molto, però avete presente le massicciate del treno, che sono massicciate nel 1800 e resistono ancora al giorno d'oggi? Ebbene, queste strade venivano quindi scavate, si faceva uno scavo che poteva essere anche di 10-15 metri e in questo scavo si mettevano diverse cose, praticamente del terreno misto a sabbia del mare. Cosa succede? Perché naturalmente comunque il terreno sempre si muove. E quindi mettere degli strati di sabbia sul terreno, quindi veniva preparata la massicciata, veniva scavato il tutto, poi veniva preparato il terreno, si metteva del terreno e misto strati di sabbia, proprio per fare in modo che col passare del tempo, anche quando il terreno si muove un po', però rimaneva livellata la strada tal quale, senza, proprio così, proprio grazie a questi strati di massicciata misti a sabbia, terreno misto a sabbia, che veniva messo sotto anche per una decina, se non di più, di metri. In questo caso erano strade nate per resistere per sempre. Oggigiorno comunque le massicciate resistono in base appunto a come vengono costruite. Il metodo della sabbia, siccome la sabbia slitta proprio a granelli, i granelli della sabbia facevano in modo che la strada non si muovesse. Le lastre, vedete, non si sono mosse nel tempo, nei millenni sono rimaste tali quali, così come le vediamo oggi. Hai visto? È incredibile, guardate che cielo fantastico. Comunque sembra che stia venendo un tramonto, sì, un tramonto veramente bello. Che è stata una giornata nuvolosa. Guardate, cari amici, qualcosa di sublime. Siamo nel parco dei Castelli Romani. Quindi visto Montecavo. Sì, in direzione Montecavo. Giù vicino a Montecavo. Quindi ci sono i due laghi, amici, però stanno più sopra. Si vede Nemi e Albano. Sì, poi c'è la parte dei laghi. Sì. Bene, cari amici, quindi continuiamo. Questa è appunto la strada per il Montecavo, dove un tempo c'era il Tempio di Giove. E la strada
proprio più antica, potrebbe essere più antica al mondo, in merito che addirittura congiunge col mare, costruita prima di una successiva strada che viene da Roma. Bene, bene, panorami, scorci fantastici, grande nostro fatica a venire qui fin quassù. Più che altro freddo perché sì. Adesso finalmente il buon Mauri potrà mettere la giacca, ma l'abbiamo in albergo. Perché faceva caldo a Roma. Ciao amici. Faceva caldo. Ciao a tutti. Ciao, ciao cari amici. Ma si continua cari amici perché... verrà un mega video in tutto di un'ora. Questa è la strada sublime che stiamo percorrendo. Benvenuti nell'area archeonaculturalistica della Via Sacra, la Via dei Canti Latini, a Rocca di Papa, Monte Cavo. E quindi, ecco, la via che abbiamo percorso. La via percorsa è stata veramente un'esperienza sublime, indimenticabile. Una grande giornata il 10 di ottobre 2019 e si continua, cari amici. Come dicevamo, un tramonto sublime, un tramonto fantastico, veramente. Guardate lo spettacolo. Questo è il tramonto sopra Roma del 10 ottobre 2019. E quindi è fantastica giornata. Fantastica giornata, amici. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti un sacco. Vedo qua belle ville, bei posti. Bene, bene. La Via Sacra. E si continua, abbiamo percorso la Via Sacra, sacra fino al Tempio di Giove, e questa è una congiunzione, siamo nella via dei Prati di Fabio, chiamata così perché forse appunto dai prati c'era una congiunzione tra le strade. Ciao cari amici, si continua. E la strada è la via Monte Cavo Campagna. Qui con una bellissima luna, e cari amici, volendo potete errare in maniera bella, perché abbiamo anche la strada dei Campi Fabio, dei Campi Fabi. Aspetta, l'indirizzo è giusto qua. Via del Prato Fabio, che c'è una manutenzione, ma noi ci siamo riusciti benissimo. Sappiate, questa per esempio è la strada giusta di congiunzione tra le strade, si può fare anche questa. Cari amici, un tramonto stupendo, qua da Rocca di Papa, guardate. Se può fare o zoom? No. Fantastico. Guardate amici che spettacolo. Da Rocca di Papa, Roma illuminata. Roma, il mare. Il mare, il tramonto. Al tramonto. Guardate che spettacolo. Da Rocca di Papa, cari amici. Da Rocca di Papa è oggi il 10 ottobre 2019. Fantastico. Gennaro Gelmini, Fabrizio Ciampicotti e youtuber Mauri, eccolo. E andiamo in tempo. Guardate amici, Borgo Casette. Fantastico. Bel vicoletto stretto, però è bellissimo. Maioliche. Troppo bello, il caratteristico di Rocca di Papa. Che si affaccia sul panorama. Sì, sì, un panorama fantastico. Borgo Casette. Borgo Casette, cari amici. Cari amici, dobbiamo prendere il pullman di corsa. Praticamente la zona medievale di Rocca di Papa, lì c'è anche un museo. Bene, troppo bello questo panorama. Allora, al 10 di ottobre 2019, è qualcosa di fantastico. Sì, ma che roba, che bel panorama. Fantastica serata.
un panorama, un fantastico panorama. Una giornata sensazionale. Sì, un panorama. La gioia della vita, assolutamente. Abbiamo parlato tante volte di gioia della vita e questa è la gioia più immensa. La gioia della vita, godetela la vita nelle cose assolutamente semplici. Abbiamo una luna stupenda. Già questo è qualcosa di fantastico. La luna, ve la presento, se non l'avete mai vista così bella. La luna sopra l'abitato del borgo medievale di Rocca di Papa. Fantastico. Ciao Gennaro. Mauri, fantastico, eh? Il borgo medievale con la luna ho fatto il video. Una buona patatina. Meno male che non era il pullman, perché purtroppo alcune auto hanno lo stesso rumore dei pullman. Ebbene, ci mangiamo le patatine aspettando il pullman, benissimo. La salute. Ciao cari amici, da Gennaro Gelmini con la luna sopra Rocca di Papa. Già vale per la gioia della vita. Al 10 ottobre 2019.